Ciao a tutti ragazzi, benvenuti alla settima puntata di Video Game High School, la web series di Rocket Jump interamente doppiata in italiano. Per vedere la puntata cliccate nel link che trovate in descrizione che vi dirigerà alla nostra pagina Facebook. Non importa che voi abbiate o non abbiate un account Facebook, tanto potete vederla in ogni caso. Lasciate un like o lì o qui, lasciate un commento o qui o lì. E ci vediamo tra una settimana e mezza con l'ottavo episodio, quindi ricordatevi che fa tutto parte del gioco. Ciao a tutti! Ecco, adesso vedremo Gioi Tassello che mette la pedana a Paola Seganti. A Paola Seganti le metterei volentieri la pedana. Ecco che arriva. Aspetta che ce n'hai due. Cosa preferisci, la mono o la stereo? La mono. Quindi la stereo la sganciamo per non avere rientri. Bravo, tieni. Grazie. Piano. E auguro alla Seganti un bel in bocca al lupo, 120 righe in meno di un'ora. Spero per lei. Signore, ha un tale carisma che ho appena programmato un gioco su di lei. Doppiare VJHS è stata una bellissima esperienza che mi ha riportato agli inizi del canale di Ora Doppiamo Stronzate, che ho visto nascere con Gianandrea e Andrea nel 2011. È stata una bella esperienza proprio perché non solo ho avuto a che fare con i miei compagni di corso, ma anche con i miei insegnanti che ci hanno dato questa opportunità di utilizzare i loro studi per poter andare avanti con questo progetto che ci appassiona già da diversi anni, diciamo, e che abbiamo seguito per un po' di mesi. Beh, signore, ha un tale carisma che ho appena programmato un gioco su di lei. Proviamo a fare una cosa. Beh, ecco, signore, ha un tale carisma che ho appena programmato un gioco su di lei. Ok, proviamo a fare così. Sì, così, un pochino più sì, non ti fare trascinare fuori dall'inglese, che loro ovviamente prendono le intonazioni che prendono. Noi invece dobbiamo seguire i nostri rigidi dettami. Che diavolo stai facendo? Beh, ecco signore, ha un tale carisma che ho appena programmato un gioco su di lei. Nella serie interpreto Kimberly Swan, nota come Key Swan, che è un personaggio centrale della storia. È la migliore amica di Brian D e la fidanzata di Ted Wong. Sono stata scelta per il personaggio di Kimberly Swan, forse perché come lei sono un po' svampita, allegra e anche a me, come chi piace smontare i momenti di troppa serietà con la mia ironia. Merda, chi sei tu? Che personaggio sei? Key Swan. Chi suona? Chi suona? Sono l'anima italiana, chi cazzo ne sa chi suona? Tu sai che questa battuta l'ha fatta Fra 20 minuti fa? Veramente? Sì. Chi suona? Lei è un personaggio centrale della serie e il suo personaggio avrà uno sviluppo molto interessante, soprattutto per ciò che riguarda gli affetti, sia nei confronti del suo fidanzato che della sua famiglia. Nonostante l'ottimismo che caratterizza il mio personaggio, ogni tanto, in alcune occasioni, lei riesce a mostrare un lato molto più combattivo e competitivo. Sono divertita molto a doppiarla perché credo mi assomigli tanto e perché comunque è un bellissimo personaggio che rimane sempre un po' sopra le righe e non, secondo me non stanca. Adesso mi stai sentendo. Ok, adesso te le dico tutte. Comunque Joey, credo farò un montaggio di tutte le tue risate in sequenza, di quelle che ho ripreso. Credo che la serie sia molto carina sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista narrativo e mi è piaciuto molto l'evolversi delle varie sfaccettature di tutti i personaggi. Credo che i miei compagni abbiano fatto un bel lavoro nell'assegnare le parti e sono contenta che il canale abbia questo successo perché comunque ci mettono moltissimo impegno per portarlo avanti. Oh, ok, leggi qua, importante. Ok. Colgo l'occasione di questa breve intervista per ringraziare i miei compagni per avermi pensato in questa veste e ringrazio i miei insegnanti per averci dato la possibilità di metterci in gioco con questa serie.